Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video e ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Anche questo mese sono tornato nella casa più calorifica dell'universo, la casa di Mocio. La mia. La tua sì, porca miseria. Ma vieni sempre in vacanza, qua fa la dieta. Ed ovviamente sono nella Man vs Food Arena per registrare il sesto episodio di questa fantastica serie. Dove ci troviamo oggi, Mocio? Siamo a Filadelfia, ragazzi. E quando vai a Filadelfia devi per forza passare per il Philly Cheese Steak. Siamo alla seconda stagione di Man vs Food ed il nostro Adam è da Tony Hughes per sfidare un Philly Cheese Steak da 50 centimetri. Come potrai notare, questi sono più di 50 centimetri. Esatto, questi sono 75 centimetri. Come mai? Perché a te piace pimpare le cose, come sempre. Assolutamente sì, perché mi sembrava una sfida troppo semplice per te. Dai, 2,5 kg di panino, no. Abbiamo pimpato la nostra challenge con un chiletto extra in più, abbondante, e più di 25 centimetri di Philly Cheese Steak. Ma all'interno cosa troviamo? Carne, Black Angus, superba, una quintalata di cheddar e del bacon, il mio amore infinita. E la cipolla che ho tritato io. E se volete vedere appunto la preparazione di questo mostro, lo potete fare come sempre passando nel canale di Mocio. Vi lascio qui il link in descrizione. Fatelo, porca di quella, fatelo. Perfetto, amico. Ora, come sempre, iniziamo con le solite prassi. Numero 1: le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa nuova Man vs Food Challenge. Proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è questa Philly Cheese Steak Challenge. L'ho chiamato giusto? Steak. Sai che c'è quella IA? Un po' di tongo. Vabbè, comunque, via le calorie. Mamma mia. Prassi numero 2: Instagram Stories. Ninja da tavola, ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. 4-1 per l'Italia contro gli Stati Uniti. E forse oggi riusciremo ad allungare le distanze, se mai riusciremo a distruggere la Philly Cheese Steak Challenge. Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi, Ninja da tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987. Come potete leggere qui sopra? E fatelo, ninja! Porca puttana, fatelo! Ultima prassi, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa. Quindi mi giro la tavola. Top 3 kiss e tom! Perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Vuole aggiungere qualcosa, mio caro amico Mocio? Non fatelo mai! Non siete troppa sangue. Piuttosto fatevi una bella birra. E te cosa ti sei preso? Una monsterina! Lo versi già? Sì, sì, ho so. Allora sto pochino. Cin cin. Cheers. Abbiamo un'ora di tempo per finire la nostra challenge, quindi iniziamo in 3, 2, 1, posso andare? Certo che sì. 3, 2, 1. E siamo partiti! Alzarmi subito così! Però io lo taglierei, cosa dici, Mocio? Non ci sta neanche nel primo. Porca miseria! Oh, un taglietto! Tanto questo lo riportiamo qua, così mettiamo appetito appunto agli amici della telecamera. Ah sì, e poverini. Parto? Vai! Primo morso di questa Philly Cheese Steak Challenge! Philly, raga, il Philly. OMG! Amazing! Allora, questo è un panino un po' duro, secondo me, perché tutta sta carne, formaggio, eccetera, eccetera, potrebbe essere provante. Sì, però i succhi della carne si sono sposati appunto con il pane, e quindi il pane è diventato morbido. Quella è la roba bella, esatto. Avremmo anche potuto abbondare un po' di più. Cioè, devi fare inzuppare il pane di tutta sta roba, no? A Filadelfia mettono proprio il pane sulla piastra e poi ci rovesciano dentro tutto. È fantastico. Dai, facciamo un bel focus qua di amici. Sì, dai. Manchialo! Non mi dimentichiamo mai. Loro sono i tuoi preferiti, allora? Sì, loro mi piacciono. Sono un po' meno snob. Qua sono un po' più così, vedi? Cioè, noi siamo gente di classe, alla fine. Tra l'altro, sto bevendo questa Monster Reaper, che naturalmente ho preso la formati USA, scusami se lo dico. È stata la seconda Monster che era uscita in Italia. Ed è buonissima, perché ha il succo tipo arancia, frutto della passione e un'altra cosa che non mi ricordo, ananas se non sbaglio. Io preferisco la birra, cin cin. Allora, secondo me qui, vabbè, sono sbagliate le tempistiche. Nel senso, un'ora. Anche nella sfida di Adam, cioè un'ora è troppo per mangiare un panino da 2,5 kg. Cioè, no. Io metterei 100 grammi al minuto. 100 grammi al minuto? Mezzo chilo in 5 minuti? Macca, tu sei un drago, eh? Tra l'altro, stai viaggiando, eh? Però, sai che quando parti sottovalutando poi, No, perso calorie. È andata, raga. Maggie. Chiameremo Maggie per... No, recuperiamole. Per ripulire. Che non si dica che poi Thomas... Grazie, Elio. Anche perché era bacon, quindi mi sarei anche offeso. Mi ho perso anche qua.
Allora, in un'ora hai un quarto d'ora per mangiare ogni quarto di panino. Qui sono passati 4 minuti e ne è già finito uno. Perfetto. Però vediamo. Sei mai stato a Philadelphia? No, però ho mangiato tante Philadelphia. La Kraft è proprio di lì, infatti. Ah sì? Che si chiama così a caso. Che è anche lo sponsor ufficiale di tutto il nostro cheddar. No, non è vero. Tu hai indossato la maglia appunto per l'occasione. Dei Phillies, ragazzi, che è la squadra della MLB di baseball di Philadelphia. E è un simbolo, un po' come il Philly Cheesesteak. Sai che c'è anche una versione di pizza che è tipica di Philadelphia? Te ne parlerò un giorno. Ah, mi piace che sei concentrato. Allora, diciamo che per un peso complessivo di 3,5 kg diviso 4, 4 per 8, 32, fa un po' 900 grammi a quarto. Hai mangiato mezzo chilo in 5 minuti. Siamo dentro gli standard. Anzi di più, 9 etti in 5 minuti hai mangiato tu. No, no. 4 per 9, 36, eh. Ragazzo mio. Ma sono 3 kg e mezzo di panino. Eh sì. Mi stupisco di me stesso. Ne hai mangiato 900 grammi in poco più di 6 minuti. Non male. Non male, sei bravo, eh. Mi sottovaluto. Qua c'è una cipolla. Mamma mia, quanto me lo vorrei mangiare anch'io sto panino, ragazzi. Maglio, fa impressione, eh. Perché non rende, ma raga, erano 75 centimetri di panino. 2 kg di carne, che carne era? Black Angus, la Denver Steak, che è una bistecca conosciuta. Di dinosauro. Bravo. Che tra l'altro, non so se possiamo dirlo qui sul tuo canale, ma l'abbiamo presa da meatcrew.it. Ma certo che possiamo! Ci abbiamo fatto nell'ultimo Man vs Food. Lasciamo anche speciale in descrizione il sito. Se volete andare a acquistare burger e cose varie, anche della bella carne per farvi un bel Philly Cheesesteak a casa, perché è un panino da provare, vero? Codice sconto Hungry, 50% su tutto il carrello. No, mi dissocio. Però, per l'occasione, codice sconto Angry, 10% di sconto per tutti voi. L'abbiamo provato a casa. Per una settimana vale il codice. Una settimana, codice sconto Angry. Rifornite la cena frigo, allora. Esatto, rifornite la frigo, poi vedremo se farete i bravi. Vedremo se Thomas si meriterà un codice sconto anche su Metcalf. Forse lo comunque non è stato l'altro. Elio, fammi un bel primo piano perché è spettacolare. Allora, occhio che Thomas era partito gradasso, ma vedo che il Philly è duro da affrontare, ragazzi, e manca ancora più di metà panino. E il muro dei 20 minuti si avvicina. Ricordiamolo, il muro, ragazzi. Dobbiamo sempre ricordarlo, perché Thomas ha un muro a 20 minuti, quindi lui sgagna come un maledetto, però dopo 20 c'è il primo stop. E qui il pan, la carne, contribuiscono e sono passati 8 minuti. Però sta viaggiando come un drago. Anche perché qui non abbiamo le fibre che sgrassano. Non c'è niente. Da pomodoro. Pomodoro è proprio secco. È un po' come la sfida, diciamo, dei 10 hamburger dell'Eagles Daily. Che sì, è vero, c'erano le patatine che erano l'ostacolo, però l'hamburger è stato ostico, eh. Perché mangiare 10 hamburger a secco senza pomodoro e insalata non è roba da tutti. Se permetti, io nel frattempo. Ma ne so cosa farò io una? Hai bisogno di energia? Sì, allora, volevo assaggiare questa. Conosci la Bang? No, però di solito mi piace fare la gangbang. No. Ragazzi, voi lo sapete bene, queste cose. La Bang è una bevanda energetica made in USA, ovviamente, che trovate da Fanati USA. È nata da un'azienda che fa prodotti per palestra. E hanno buttato fuori sta bevanda energetica Bang, famosissima su TikTok, la fanno vedere tutti, insomma, questi qua. E questo è un nuovo gusto che è uscito, che si chiama Froze Rosé. Per le donne? No, praticamente è al gusto di vino rosé. Ah, pensavo di fatta. Quindi oggi ti ubriachi per... Let it go! Non so, volevo assaggiarla perché questa cosa in realtà sa di caramelle, non ho capito. Sa di Big Bubble. Buona, non ho capito che vino hanno assaggiato per dire che sa di rosé. Ma la Napa Valley ci insegna a non farci domande. In America è famoso il Napa Valley, però qua forse erano ubriachi. Quando hanno fatto i test, mamma mia come dolce. Sai sciroppo per la tosse, quello che prendi quando è piccolo la fragola? Ecco, sa di quello. Questa era buonissima, eh. Ragazzi, Monster Reaper, cioè veramente numero uno. Nel frattempo il nostro Thomas, nella bellezza di 11 minuti, è quasi a metà della nostra challenge. Anzi, metà abbondante, perché la parte di panino che hai mangiato era anche quella più grande. Siamo a buon punto. Mi hai detto che sto gasato. Oggi mi sento in forma, più o meno. Avevi fame? Mm-mm. Si vede. Qua sei partito come un drago. Solo nella sfida del burrito ti ho visto mangiare così velocemente. Quello è stato il migliore episodio registrato fino ad ora. Veramente super la ricetta. A livello di gusto vorrei dire che questo forse lì sta dietro, eh. Perché il panino con la bistecca è super, sì. Quindi, in 12 minuti siamo a metà challenge. Il muro è ancora lontano qua. Mamma mia, non mi aspettavo questo mega exploit. Sai, nella bistecca me l'aspettavo un po' più impegnativa. La carne è cucinata bene. Recuperiamo, se posso. Beh, ecco. Challenge di fare. Challenge non valida.
Partiamo! Ma è un altro focus ormai, sono abituato a farli. Siamo a metà challenge, ragazzi. La via è lunga. Thomas, forse ha aperto un po' di smalto adesso, eh? Porca miseria! Come ti senti? Bene! E sapore com'è? Il sapore è veramente fantastico. Ma non stanca? No. Che ci sia così tanta carne? Non mi ha ancora stancato, vero? Mi stanca la mandibola perché il pane comunque è duro in sé. Quindi sì, è un po' faticoso da quel punto di vista. È vero, quello è un altro aspetto che non abbiamo mai sottolineato del challenge. La stanchezza della mandibola non è male. Poi ci sono anche altre cose da dire, tipo... Ah, ci sono le perdite, le fughe di gas. No, è andata a vuoto. Bravo, fenomeno ragazzi, Thomas Angry oggi fenomeno. Ecco che arriva. Maggie, cagnolino di moccio. È scomparsa, non c'è. Se n'è andata perché voleva mangiarsi anche lei un felice steak. Questo è zero zuccheri, lo dico giusto qua. Le due challenge sono semplici perché sei veramente un ottimo cuoco, moccio, eh. Grazie, grazie, grazie. Così ha parlato l'oracolo, eh. E tu ne hai assaggiate di roba in giro. Poi tutti dicono che ha gusto di merda, però... Tutti mi dicono, sai cosa? Che la cucina americana fa schifo. Dimmi se fa schifo la cucina americana. Neanche un po', anzi a loro. Abbiamo mangiato di quelle robe, ragazzi, burrito. Perché alla fine il burrito che abbiamo fatto è Tex-Mex, quindi non è una versione messicana, è una roba americana. Burrito. Pancakes. Hamburger. Philly cheese. Philly, devo dire, ah sai che è una ricetta italiana? Italo-americana in realtà, perché l'inventore è tale Pat Olivieri. Questo uomo che aveva un baracchino di hot dog, un giorno si avvicina a questo tassista. Lui aveva finito gli hot dog e il tassista gli chiede di mettergli una bistecca in un panino. E lui fa sto panino con la bistecca e il tassista dice: guarda, tu dovresti vendere sta roba qui. E il nostro Pat Olivieri inventa il Philly cheesesteak, aggiungendo il provolone. Una storia di successo italo-americana. Quindi io, tornando al discorso, quando dicono che in America si mangia di merda, dico, ragazzi, probabilmente siete finiti nei posti voi sbagliati, perché anche in Italia si mangia di merda, non è che dappertutto si mangia bene. Diciamo che questi che fanno questi commenti sono degli ottusi culinari. Sono delle persone ignoranti, nel senso che ignorano il fatto che esistono dei posti dove si mangia da Dio, anche negli States. Quindi vi invito anzi a fare un viaggio. E se non avete i soldi per fare il viaggio negli States, venite nella casa di Moccio. Esatto, bravi. Anzi, vi lascio la mia in descrizione. No. Google Maps. Ci troviamo qui. Prossima challenge 2000 persone qua. Organizzeremo una spedizione negli Stati Uniti portandoci dietro qualcuno di particolarmente meritevole magari. Attenzione, perché the wall is coming. 17 minuti e siamo quasi a tre quarti della sfida. Thomas sta distruggendo, demolendo il Philly cheesesteak. Sto pezzo grassoso. Grassoso questo? Sì, c'era dentro qualche pezzettino finale, mi sa. Entrare nel soffocare. Questo è il trick per metterti in difficoltà. La pensavo più tosta, invece stai proprio spaccando. Però ci provo. Occhio. Porca miseria. È andato. Pensavo che dopo le vacanze magari mi arrivavi impreparato, invece sei in formissimo. La vacanza ci ha rigenerato entrambi, no? Mamma mia, tanto ne avevo bisogno, ragazzi, non ve lo dico. Perché il nostro pur sempre lavoro. No, perché qua pensano che noi siamo qui a... Siamo qua a salsi delle arie. Esatto, tipo, i monsoni sono questi. Deve essere la carne. Denver. Siamo a 20 minuti. 1 minuto e 30. Diciamo che hai demolito più o meno 2,7 kg tipo saranno. 3 kg in 20 minuti, quasi. Siamo all'ultimo. Metto un pezzo di gelato, no, tutto mio. Era poco. Lo fa da 6 kg sto panino. No, no, stavo scherzando. Andava più che bene questo. Incredibile, ragazzi. Cioè, incredibile. Incredibile in realtà no, perché Thomas è un professionista, ragazzi. Però mi hai stupito ancora una volta. Pensavo che con tutta quella carne fosse un panino più ostico. Secondo me la combinazione fra cheddar, bacon, carne e pane. Ci sono anche le cipolle che aiutano, eh. Ci stanno, vero? Poi le abbiamo fatte non troppo cotte, sono ancora un po' croccantine. Quindi ti aiutano anche a spezzare un po' la consistenza. Secondo me anche quello è importante, perché sennò ti annoi poi. Il muro, ragazzi. Il muro dei 20 minuti. Thomas ha ancora un quarto di challenge. Non so, ha rallentato il ragazzo. Adesso sì. Piace avvicinare alla camera, no? Sì, è uno spettacolo un po' indecente in questo momento, però... Secondo me a casa si stanno rialzando i baffi. Vorrebbero che loro saltare nel piatto degli avanzi di Thomas Angry. Invece no, non potete. E giù, che la birra è andata. La birra ci sta, eh. Col Philly cheese, cosa ci avresti bevuto? Tre Monster? No, cos'è che avrei bevuto? Un milkshake. A me piace bere il milkshake con i panini, con le cose. Io sono uno da milkshake. Comunque voglio fare la challenge con il milkshake. Ricordiamo che Adam in quella sfida si è cagato addosso.
Davvero? Un po' vomitato, cagato. Quello che non si sente, eh? Ti vedo infatti che è rallentato, eh? Ma la carne poi, che il pane, insomma, una sfida tostina. Guarda come sbocconcella adesso Thomas. È sempre bello perché si parte belli gagliardi, no? Ti sei spaccato tre quarti della challenge in 20 minuti neanche. Dimmi quanto ci metti a smaltire una challenge così. Dovresti farti tipo 7 mezze maratone. Nella mezza maratona di oggi ho smaltito 1500 calorie, 21 km. Ho visto, un'ora e mezza ci ha messo, vero? 21 km in un'ora e mezza. Un'ora e 37 oggi. Sulla mezza maratona il mio PR è di 4,28 o 4,25 addirittura a chilometro. Tanta roba. Quando ero più magro, ora ho messo un po' di bestia. Si vede che hai iniziato a fare un po' di pesetti. No, sai qual è il motivo? Le meme sono su Food Italia. Mangio solo proteine quando vado qua. Dobbiamo fare una sfida con la frutta? Fibre. Ecco, prendo di fibre. Scioltezza, ragazzi. Ah, siamo a 25 minuti e mancano gli ultimi bocconcelli. Potremmo spostare l'obiettivo a finire la challenge in 30 minuti? Dura? Mm-mm. Però ci proviamo. Quanto abbiamo esattamente? 5 minuti e 26 secondi. Facciamo così, se finisci entro mezz'ora, ti faccio scegliere la prossima challenge di Man vs Food Italia. Decidi tu, tu scegli e io la faccio. Beh, tecnica adesso. Delle proteine e pane finale. Tecnica pallottola. Questo finisce in un minuto adesso, maledetto, mi hai ingannato! Biretta e Sorsini, 5 minuti. Vi ricordo che ha demolito praticamente ormai questa sfida in meno di mezz'ora. Così giusto per... Scusate, sì, non vorrei che poi dite che... Che imbrogliamo. Che imbrogliamo, che abbiamo staccato, che c'è stato un taglio. La carne è andata! Maledetto, come dici tu? Bisogna pulire un po' qua, eh? Che ci sono un po' di avanzi. Ah, non vuole fregare adesso. Un lampo a Filadelfia che distrugge, che divide. Questo è pollicino, questa roba. Sto pizzicando tutto. Bravo, bravo, non c'è dietro niente. Ragazzi, un ninja che non viene dal Giappone, ma viene da Padova. Gran Torto, precisamente. Ma tu sei provincia di Padova? Certo. No, per c***o, a Padova, no? No, vai in buona. Ragazzi, con il tempo record incredibile, 26 minuti, Thomas porta su 5-1 la sfida di Man versus Food Italia, e anche oggi vince l'uomo. Easy. Per l'esattezza ci abbiamo messo 37 minuti e 28 secondi. Mi ha sorpreso perché eri affamato. Ero affamato, ma mo se ti ho detto, questa challenge era veramente speciale. Il bello è che quando il mio compagno di merenda mi ha proposto questa challenge, avevo detto, ma che cos'è sta roba? Bravo, pensavi fosse un hamburger o un altro, infatti eravamo un po' così. Ma sai perché? Perché c'era la carne, io non sapevo. Non devo farti le cose così facili, lo sapevo, era troppo facile. Ma se non sbaglio avevamo una scommessa in palio. Va bene, allora la prossima sfida la scegli tu. Anzi, aspetta, facciamo così. Perché non fai un bel sondaggino qui su YouTube, magari? Un post sulla community in cui chiedi quale challenge vuoi che affrontiamo nel prossimo episodio? Ci sta la grande! Quante opzioni mi dai? Tre opzioni, ok. Sceglierò con cura, ma sappi che due sono dolci e una sarà... Maledetto, lo sapevo che volevi i dolci! Lo sapevo! Abbiamo fatto troppe cose salate, vuole il dolce, questo vuole il dolce. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuto questo sesto episodio di Man vs Food Italia. Come sempre vi ricordo che, se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come te leggi qui sopra, e fatelo ninja. Ah no, ti seguo già, scusa. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo settimana prossima, appunto con un nuovo video, e nel frattempo stay fit and stay hungry.